Grazie per aver scelto ancora una volta questa rete televisiva, per essere informati. Ben ritrovati dunque, amici e amiche che ci seguite dal Triveni Trading Streaming. Poi vi spiegheremo la copertina, ma immediatamente con la domanda che abbiamo posto nelle precedenti edizioni del giornale. Aggressore scarcerato, le mise il laccio al collo, virgola, ma non tentò lo stupro. Questa è la decisione del GIP per rimetterlo in libertà. È accaduto a Firenze. Sei d'accordo? L'89% non è per nulla d'accordo, l'11% invece è d'accordo. Vigilare le frontiere. Vabbè, questo noi lo stiamo dicendo da sempre. Solo che questa volta è l'Europa a chiederlo. Anzi, l'Europa dice che in questo vecchio continente ci sono 1 milione di persone da rimpatriare. 1 milione di persone. Un vero e proprio esodo, quello che la Commissione europea ha previsto nel nuovo piano d'azione sull'immigrazione, che si basa su 3 diktat. Rimpatri più veloci per coloro che non hanno diritto alla protezione, come si dice, internazionale, sono i cosiddetti migranti economici. Rafforzamento delle frontiere esterne all'Unione Europea e redistribuzione dei profughi in tutti i paesi. Il ricollocamento però è ad oggi un fallimento e lo dicono i numeri. Così il commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, promette sanzioni pesanti a chi non rispetterà gli accordi. Sul rafforzamento delle frontiere esterne, la detenzione degli irregolari e i rimpatri. Poi, gli obiettivi dell'Europa sembrano di difficile attuazione a causa dei deboli accordi con gli stati del Nord Africa e la situazione nei centri di accoglienza su tutte le sponde del Mediterraneo. Insomma, cosa dice l'Europa in sintesi? Dice, attenzione, lo dice anche all'Italia, vi multiamo perché gli irregolari devono essere messi in condizione di detenzione. I rimpatri più veloci, non si possono aspettare anni per rimpatriare uno che non ha diritto, e rafforzamento delle frontiere, non più taxi dunque, ma navi, in questo caso, che proteggono l'Europa. Ma è ovvio, perché a questo punto l'Europa ha capito che la Calabria, la Sicilia non sono il mare Mediterraneo, non è il confine italiano, ma è il confine dell'Europa. È ovvio, no? E addirittura dice, attenzione, queste sono le regole. Queste sono le regole. Rimpatri più veloci per coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale, migranti economici, rafforzamento delle frontiere esterne all'Unione Europea e ridistribuzione dei profughi. Capito? Rimpatri più veloci. E addirittura dice è la detenzione degli irregolari. Staremo a vedere cosa accadrà. Certo è che è la prima volta che l'Europa ufficialmente, non componente chiamiamolo governo, perché di fatto è il governo, si esprime in questa maniera. Vi lascio a voi il compito di dire se, per me oggi parlano quando già i buoi sono scappati, però. E allora iniziamo il nostro giornale. Grave incidente stradale a Pertegada, siamo in provincia di Udine, nei pressi di Latisana, con 2 persone ferite che sono finite in ospedale. Erano circa le 9 quando lungo la strada regionale 354, all'altezza della frazione di Pertegada, dovremmo avere anche delle immagini se non vado errato qua, un'auto ed un furgone sono entrati in collisione mentre stavano percorrendo la stessa corsia di marcia. Nello schianto la vettura si è capottata, come vediamo, eccola qui, letteralmente capottata sulla corsia di marcia, mentre il furgone si è adagiato sul fossato laterale. Il conducente dell'auto, una Fiat Croma, ha riportato serie lesioni al capo, è stato soccorso dall'equipe medica del 118 giunta sul posto,
con l'elicottero decollato dalla centrale operativa di Udine. Il ferito, un commerciante di 57 anni, Liliano Sabbiadoro, è stato elitrasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche il conducente del furgone, che vedete, è uscito proprio dalla carreggiata e si è rovesciato sul fianco, un operaio di 43 anni di Sestrino di Livenza, ha riportato diverse lesioni nell'impatto ed è stato accolto all'ospedale di Latisana. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del radiomobile di Latisana, che sono intervenuti per i rilievi. Sfreccia invece via all'Alt dei Vigili, nei guai un 31enne udinese. Il servizio. Vi ricordate il famoso spot pubblicitario "La macchina va va vuma"? Un po' quello che è successo ieri pomeriggio a Udine. Alla guida senza patente, senza assicurazione e con il veicolo sprovvisto della revisione. Alla vista degli agenti della polizia locale dell'Uti Friuli Centrale, un 31enne residente in città ha pensato bene di pigiare sull'acceleratore e in versione sgummamento farla franca. Ma gli agenti sono riusciti a prendere i numeri della targa e dopo poche ore risalire al proprietario e conducente. Per il guidatore niente 10 con lauda, ma ben 6.000 euro di contravvenzione per le numerose violazioni al codice della strada commesse in pochi secondi. Distruggono i velobox per le multe comminate. Siamo in provincia di Rovigo, ma c'è la reazione dell'amministrazione comunale. Il servizio. Rovigo. Il sindaco di Villanova Marchesana non intende piegarsi ai vandali che nei giorni scorsi hanno abbattuto due velobox sistemati in paese, verosimilmente da qualcuno che ha subito una multa. L'amministrazione comunale sta pensando di sistemarne altri nella località di Cavalnovo. Non solo, si sta valutando anche di fare dei controlli più serrati. I velobox sono le colonnine arancioni che sorgono ai lati delle strade. Possono ospitare un velox mobile, ma in questo caso devono essere presenti i vigili urbani. Sono usati solitamente come strumenti di prevenzione per indurre gli automobilisti a ridurre la velocità in determinati punti. Ne abbiamo dato notizia pure noi, la stampa scritta lo ha sottolineato, con noi Mauro Tavella, guida sicura. Perché? Perché ha presentato un vero e proprio piano che di fatto riguarda l'abbonamento per le soste a pagamento. Di cosa si tratta, Mauro? Allora, cari amici, oggi mi ha indato questa disposizione direttore, allora ho cercato nelle mie carte la proposta che ho fatto all'amministrazione, ma perché mi è stato chiesto, non ho fatto altro che una sorta di consulenza per quella che è la mia esperienza in materia di parcheggi, abbonamenti, eccetera. E cosa ho guardato? Ho visto che c'erano 10 tipologie diverse di abbonamento per i parcheggi blu nel comune di Pordenone e ho ragionato un po' da imprenditore, da commerciante. L'utente, il cittadino, per noi è un cliente, quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa che favorisca il cittadino, favorisca il cliente, quindi valorizzare quelle che sono le sue esigenze, ma soprattutto noi che abbiamo i parcheggi in struttura, dobbiamo cercare di favorire l'utilizzo di questi parcheggi. Perché? Perché dobbiamo togliere automobili dalla strada e portarle nei parcheggi in struttura, quindi tipo il Verdi piuttosto che l'Oberdan, ce ne sono 5, ecco, la Corte del Bosco, eccetera. E allora quindi fare delle agevolazioni. Abbiamo lavorato sugli abbonamenti perché ce n'erano 10 e io ho predisposto una cosa molto semplice con, ecco, magari qua vedete, sostanzialmente ci potranno essere, perché questi sono i miei suggerimenti, 5 tipologie di abbonamento. Ma che cosa ho fatto? Dove sono andato ad aiutare e ad agevolare il cittadino? Facendo in modo che i parcheggi in struttura siano aperti H24 e si possa lasciare l'automobile anche per tutta la notte, perché sostanzialmente è più sicura, è più protetta. Poi io dico sempre, parcheggiare un'automobile al chiuso, questo favorisce il mantenimento dell'automobile per più tempo. Solo che questo capiterà sostanzialmente
quasi a costo zero, in alcuni casi proprio è veramente, veramente zero. Non vi spiego i dettagli perché chiaramente è la giunta comunale che deve emettere il listino, però il principio e la filosofia che ho utilizzato è questa, ovviamente sempre nell'interesse del nostro caro amico cittadino che spesso viene tartassato ora dai passaggi di proprietà a fasulli che dicono di abbatterne i costi in modo pesante quando poi invece non è vero. Scusa, una battuta, invece per quanto riguarda le piste ciclabili ci sarà veramente l'intervento? Certo, allora è anche altro tema che abbiamo a cuore io, il sindaco e l'assessore Amirante. Io ho già predisposto, come anticipato qui tempo fa, un gruppo di lavoro tecnico composto di alcuni consiglieri comunali ma anche di tanti operatori per cercare di realizzare una circolazione legata soprattutto alle piste ciclabili e alla protezione dei ciclisti, però fino a quando non abbiamo la certezza di avere le risorse economiche per poter fare questo lavoro, che comunque stanno arrivando perché il bilancio l'hanno approvato da poco, quando abbiamo i soldini, allora io faccio le riunioni, gli incontri, io sono una persona abbastanza operativa che cerca di perdere poco tempo in chiacchiere e portare soprattutto a casa i risultati. Viale Marconi prenderà il doppio senso di circolazione. Ma Viale Marconi doppio senso, pista ciclabile in Viale Dante, messa in sicurezza dall'altra parte, lì dove c'è, dove tante volte tu direttore hai esposto il problema di via ex via Rivierasca dove c'è la pista ciclabile, la spostiamo dalla parte sinistra, si sposta sulla parte destra, cioè adiacente al fiume, così non ci sono più intersezioni, perché vanno ridotte al massimo le intersezioni, certo. E l'ho già detto, però qua faccio spendere un po' di soldi al comune, compreremo tanti cartelli ottagonali con la scritta stop per salvare, per ridurre al massimo l'incidente con la bicicletta. Paolo Tavella, Guida Sicura, grazie. Grazie a voi. La Drinazione invece nella notte a Quinto di Treviso, dove ha sede un noto negozio di costose biciclette. Si tratta della seconda incursione nell'arco di 10 giorni. Sono riusciti a mettere a segno il colpo in circa 5 minuti, un raid fulmineo che ha permesso ai ladri di asportare 4 costose biciclette del valore di 4.000 euro ciascuno dal negozio Cicli d'Azilio di Via Bronti a Quinto di Treviso. Il raid è avvenuto attorno alle 3.39 del mattino, ora in cui è scattato l'allarme che purtroppo non ha fatto desistere i malviventi dalle loro intenzioni criminali. Solo 10 giorni fa la nota attività commerciale aveva subito un altro furto, questa volta del valore di ben 35.000 euro, sempre in costose biciclette trafugate. Su entrambi i fatti stanno lavorando i carabinieri di Zero Branco, al vaglio l'ipotesi relativa al furto su commissione data alla merce costosa portata via. Presa Monfalcone invece il ladro dei computer portatili. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Monfalcone in poche ore, dopo serrate indagini, hanno individuato, anche attraverso le immagini di videosorveglianza, in un 60enne AS, originario di Mattinata, in provincia di Foggia, il soggetto che si era reso responsabile del furto di un personal computer ai danni di un giovane universitario, avvenuto la sera del 14 febbraio scorso. Il ragazzo era giunto a Monfalcone con un treno proveniente dal capoluogo regionale e si era trattenuto nella sala d'aspetto in attesa di incontrare la propria fidanzata. All'arrivo della ragazza lo studente si è allontanato dimenticando su Nina il proprio zainetto, all'interno del quale era custodito un computer portatile di notevole valore, la tesi universitaria, appunti e altri effetti personali. Poco più tardi, giovane studente, accortosi della dimenticanza, è ritornato in stazione alla ricerca del zainetto, senza però rinvenirlo, e si è rivolto quindi al personale della Polfer. Il ladro, persona già nota alle forze dell'ordine per reati commessi nell'ambito ferroviario, in un primo momento aveva fatto perdere le proprie tracce a bordo di un treno notturno, ma poi è stato intercettato dal personale della squadra volante di Napoli, allertato a sua volta dagli investigatori della Polfer. Hanno permesso agli uomini della Polfer di identificare compiutamente la persona responsabile ed indagarla in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gorizia. Carabinieri invece del radio mobile di Spilimbergo hanno bloccato un Opel Corsa nel centro della città del Mosaico, condotta da una donna. I militari della pattuglia hanno subito notato che la donna era nervosa e per questo hanno deciso di controllare in modo minuzioso l'abitacolo.
subito sottoposta a perquisizione, l'Opel sta messa in condizione di rivelare quello che nascondeva. E così dal portabagagli, dal vano portabagagli, sono sbucati 4 flaconi, la cui etichetta ha rivelato trattarsi di metadone. Solo però che gli stessi flaconi sono stati abrasi nella etichettatura che riconduce al titolare del trattamento e all'origine della stessa sostanza. Per i militari è stato evidente allora che il metadone erano di illecita provenienza. I flaconi sono stati sequestrati e la donna Rita Ilegna di Magnago, classe 71, è stata denunciata a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Vi ricordate la notizia che abbiamo dato del 19enne che in un bar a Cordenons per gelosia ha tirato un pugno colpendo la pancia di una sedicenne, la sua ragazza, tra l'altro incinta di 5 mesi? Guardate cosa è accaduto nelle ore seguenti. Prima ha sferrato un pugno in pancia alla fidanzata sedicenne incinta al bar Pascià di Cordenons, poi è scoppiato in lacrime di fronte alla polizia chiedendo perdono. 2 ore dopo il 19enne però è stato accompagnato dal padre al pronto soccorso di Pordenone, aveva ingerito dei farmaci, stava male. Combinati all'alcol che aveva assunto al bar, prima che scoppiasse il parapiglia, sono diventati una miscela pericolosa. Dopo 4 ore di ricovero al pronto soccorso, in cui è stato sottoposto alle terapie, il ragazzo è stato dimesso dal Santa Maria degli Angeli. Subito però sono scattati gli accertamenti, si ipotizza infatti che si sia trattato di un atto di autolesionismo. La sequenza degli eventi così ravvicinata porta a collegare il gesto a quanto accaduto al bar Pascià e alle conseguenze della vicenda. Il ragazzo infatti è stato denunciato per violenza e minaccia pubblico ufficiale, nonché per rifiuto di fornire le proprie generalità. La sua fidanzata però non ha voluto querelarlo per lesioni e il padre del suo bimbo. Per lei fortunatamente nessuna conseguenza, il piccolo che porta in grembo è sano e salvo. I due ragazzi si frequentano da circa un anno, da 5 mesi la sedicenne è incinta. Secondo quanto la ragazza ha riferito alla polizia di Stato, non era la prima volta che il suo ragazzo diventava aggressivo nei suoi riguardi. Lo aveva già fatto in altre occasioni. Speriamo che, insomma, se continua queste azioni la ragazza si ravveda, perché altrimenti ne sentiamo troppe di uccisioni, l'ultima quest'oggi, tanto per essere chiari. Colpo grosso dei carabinieri di Venezia, sequestrati 21 quadri falsi in tutto il Veneto, valore che supera il 1 milione di euro. Alessio Conforti. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia hanno localizzato e sequestrato in alcune province del Veneto 21 opere contraffatte attribuite a noti pittori del 1900, da Picasso a Vedova, De Chirico, Guttuso o Sironi, accompagnate da false autentiche. Le opere d'arte sul mercato illegale avrebbero avuto un valore di circa 1 milione di euro. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti questa mattina a Venezia durante un'apposita conferenza stampa dei carabinieri. 10 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria. Il blitz dimostra, secondo quanto hanno potuto ricostruire i militari dell'arma, l'esistenza di un fiorente mercato di opere contraffatte, in particolare di arte contemporanea e soprattutto relativa agli anni 50. Sì, sì, sì. Controlli delle forze di polizia a Pordenone, nell'ex cotonificio, trovati più di 100 grammi di hashish. Il servizio. Questa mattina sono stati effettuati mirati servizi di vigilanza e prevenzione in zone urbane particolarmente a rischio, con l'impiego di pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. In particolare è stato attuato un mirato servizio di prevenzione finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell'immigrazione clandestina all'interno dell'ex cotonificio Ammann di Viale Martelli, con l'ausilio di personale del reparto prevenzione crimine di Padova, di 2 unità cinofile della Questura di Padova e di 3 pattuglie della polizia locale. L'area, che già da anni versa in uno stato di abbandono, grazie al fiuto dei cani poliziotto Aiko e Cedric, sono stati rinvenuti e sequestrati degli involucri di celofan contenenti complessivamente 141 grammi di hashis. Inoltre sono stati identificati 4 cittadini stranieri, 3 pakistani e un afghano, che sono risultati essere dei richiedenti asilo. Nel corso della stessa attività sono stati attuati posti di controllo e verifiche nei principali parchi cittadini, San Valentino e Querini, nell'ex fiera e nei pressi dell'ospedale civile.
mobile, nonché servizi dinamici in quartieri e strade, con l'identificazione di 36 persone, di cui 19 extracomunitari. A Verona è stato invece condannato un insegnante, vediamo il perché. Verona. Era l'insegnante di musica in una scuola superiore veronese, ma ancora prima che intervenisse la sospensione, una misura adottata dal GIP, era stato trasferito. L'insegnante, segnatevi questo nome perché può essere utile, Renato Antonio Perrotta, 53 anni, era accusato di fatti gravi. Durante la lezione era accusato, dice l'accusa appunto, di appoggiare il basso ventre addosso alle ragazzine. Non appena la notizia si trasformò in un fascicolo di indagine, il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale spostò immediatamente l'insegnante, assegnandogli mansioni amministrative. Ci mancherebbe. Da ieri, dopo essere stato condannato a 2 anni di reclusione per molestie sessuali su minore, perché solo 2 anni, il professore è interdetto in perpetuo dalla tutela e dalla cura, oltre che dall'amministrazione di sostegno. Non solo. È interdetto in maniera perpetua da qualunque incarico in scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio legato all'istruzione o in strutture pubbliche o private frequentate da minori. Fu denominata la Tangentopoli delle Terme. Dopo 10 mesi esce dal carcere l'ex sindaco di Abano Terme, Luca Claudio. Per lui i domiciliari. Sconterà gli arresti domiciliari in una frazione di Porto Tolle in provincia di Rovigo. L'ex sindaco di Abano Terme, Luca Claudio, finito nei guai a seguito dell'inchiesta sulla cosiddetta Tangentopoli delle Terme. Nelle scorse ore l'uomo è uscito dal carcere Due Palazzi di Padova, ove stava scontando la pena detentiva. Il giudice per le indagini preliminari, Tecla Cesaro, ha disposto gli arresti domiciliari dopo che Claudio nel dicembre scorso aveva patteggiato per 4 anni. Era stato arrestato lo scorso 23 giugno, 4 giorni dopo aver vinto le elezioni primaverili del 2016. Le indagini dei finanzieri del gruppo di Padova avevano consentito di alzare il velo su un vero e proprio sistema tangentizio che ha governato l'affidamento di appalti e lavori pubblici. C'è un servizio che non avevo inserito, lo inserisco adesso, ho già dato disposizioni per il Veneto, perché è un servizio che è simbolico per certi versi. Un cittadino marocchino, pensate, è stato scoperto a rubare l'energia elettrica dal vicino di casa, invalido. Inevitabile l'arresto, è accaduto nel Vicentino. A Rossano Veneto, nel Vicentino, un marocchino di 31 anni incensurato è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica inasprito dalla condotta deplorevole. L'uomo, tale Mohamed Amin Taufig, aveva corrente in casa nonostante fosse moroso da tempo. I militari dell'arma hanno scoperto che lo stesso aveva provveduto a rubarla al suo vicino di casa, un disabile italiano colpito da un ictus. La zona dei contatori era stata camuffata d'arte con un allacciamento abusivo ad opera del nordafricano e ai danni del malcapitato. I carabinieri di Rosà, che hanno ricevuto la segnalazione, dopo aver appurato i fatti, hanno messo le manette ai polsi del 31enne, conducendolo presso le camere di sicurezza del comando in attesa del rito per direttissima. La morte di Vittorio Ridolfo a Porto Gruaro. 2 medici sono da oggi indagati. Il caso di Vittorio Ridolfo, ne abbiamo parlato nel telegiornale di lunedì, l'autopsia è stata fissata a lunedì. Ma la notizia di oggi è che 2 medici sono stati indagati. GR, 32 anni, con residenza a Roma, medico al pronto soccorso dell'ospedale di San Donà, e GDT, 46 anni, residente a San Donà, medico chirurgo al pronto soccorso del nosocomio di Porto Gruaro. L'autopsia è stata incaricata al medico legale Alberto Furlanetto da parte della procura di Pordenone. Il 24 febbraio l'anziano, che era stato operato di bypass coronarico ma che godeva di buona salute, è tornato a casa dal supermercato con forti dolori addominali, crampi e nausea. Il figlio, residente come il padre alla salute di Livenza, l'ha prima accompagnato dal medico di famiglia che gli ha praticato un'iniezione di Plagil
per placare i sintomi lamentati. Poi, persistendo i dolori, al pronto soccorso dell'ospedale di San Donà, dove è stata somministrata al paziente una flebo di Buscopan e gli è stato applicato un catetere per un'infezione urinaria. Alle 4 del mattino del 25 febbraio è stato quindi rimandato a casa. La situazione non è migliorata, anzi è peggiorata nel primo pomeriggio. I familiari di Ridolfo l'hanno riportato al pronto soccorso, ma stavolta a Portogruaro, dove è presente il reparto di urologia, essendo stato profilato un problema di natura urologica. Giunto però dal pronto soccorso in urologia, il medico di turno, dopo averlo visitato, non ha condiviso in alcun modo la diagnosi dei colleghi. Ha rimandato l'ottantenne al pronto soccorso per effettuare ulteriori analisi ed esami. Accertamenti che hanno portato alla luce parecchie anomalie e una situazione di particolare gravità riconducibile a una probabile setticemia in corso con valori elevati e preoccupanti. Non c'è stato neanche il tempo di sottoporre il paziente a un attacco per contrasto. Vittorio Ridolfo è deceduto prima dell'inizio dell'esame. Sconvolti e interdetti dal tragico epilogo, i congiunti della vittima si sono rivolti allo studio 3A presentando poi un esposto alla magistratura pordenonese. Mario Corazza, 74 anni, titolare dell'azienda Cometa con sede a Talponedo di Porcia, è venuto a mancare appunto all'età di 74 anni, lasciando nel dolore la moglie Lidia Cimolai, i figli Maurizio e Daniela, il genero, la nuora, i nipoti e il fratello Aldo. Allora, questa sera è stato celebrato il rosario nella chiesa di San Lorenzo a Rorai Grande, mentre i funerali sono stati fissati per domani alle 15 con la partecipazione delle maestranze, l'azienda Cometa che dà lavoro a oltre 70 persone. La famiglia di Mario Corazza, il fratello e comunque la famiglia intera, le mie personalissime condoglianze e quelle del gruppo di Tele Pordenone. È morto anche Pietro Ceolin, per tutti Pierino, lo storico di San Vito al Tagliamento, aveva 79 anni. A darne il triste annuncio la moglie Agnese, i figli Franco e Rossella. Figura molto attiva sul territorio, scoprì diversi reperti archeologici risalenti a più età, oltre a contribuire alla crescita del museo locale. Lo scorso anno, insieme al giornalista Raffaele Cadamuro, scrisse un libro dal titolo Claudio Fogolin, l'origine anche friulana della Lancia, un omaggio allo stesso Fogolin, che nel 1906 con Vittorio Lancia aveva fondato la Lancia, la celebre casa automobilistica. Un libro frutto di 6 anni di lavoro partito dalla curiosità di Luciano Ciut, appassionato di storia locale, che aveva intuito che dietro la figura di Fogolin ci potesse essere una vita avventurosa. I funerali di Pierino Ceolin si celebreranno lunedì prossimo alle 15.30 in Duomo a San Vito. Domenica alle 20 invece in programma il rosario in suo suffragio. Anche alla famiglia di Pietro Ceolin le mie personali condoglianze e quelle del gruppo di Tele Pordenone. Domani invece alle 18 nella chiesa di San Giuseppe di Borgo Meduna il coro Montecavallo accompagnerà la messa di commemorazione per Albano Testa. Vediamo appunto queste immagini di repertorio con Albano Testa che nonostante la malattia era sempre presente assieme al suo coro. Mancato oramai un anno fa ma indimenticato collaboratore e presenza attiva in diverse realtà ed associazioni del territorio. Ricordiamo che fu anche il segretario generale per tantissimi anni della fiera di Pordenone. A cena contro il terremoto invece domani alle 20 nella baita degli Alpini nella zona PIP San Giorgio di Nogaro, organizzato dall'ANA Gruppo di San Giorgio di Nogaro, una mano per vivere con il contributo presidio locale COP San Giorgio, cotechino, pasta asciutta, frico e polenta. L'intero ricavato verrà destinato al progetto per la realizzazione di una cucina container per le scuole del comune di Pieve Bovigliana, in provincia di Macerata. E noi abbiamo anche noi la nostra raccolta. For them, I think they can make it a better place. Buongiorno! Buongiorno! Aiuto, come si fa? Vai, cavi!
Iacovo, Iacovo. Scommettete. Sì. No. Questa è la figura. Questa è la figura. Quando ci mettiamo? Plom. Però che questo pezzo è giusto. Grande salto. Era il terremoto prima e mo ha rotto tutto. Allora, andiamo a Trieste, perché a Trieste, voi sapete, c'è un istituto conosciuto a livello internazionale per ciechi, Rittmeyer. Bene, quest'oggi è stata la visita della Presidente e abbiamo il servizio. È stata l'occasione di un incontro con il Consiglio Direttivo dell'Unione Italiana Cechi ed è stata anche l'occasione per l'Istituto Rittmeyer di ricordare non solo il grande lavoro che l'Istituto fa sul territorio, ormai la trasformazione che ha avuto in azienda speciale per la persona funziona, ma è anche il modo adesso per questo continuo dialogo che la Regione ha anche attraverso la consulta regionale di cercare di capire come superare alcuni problemi che nascono ormai anche per l'innovazione tecnologica, per come sta cambiando la nostra società. Quindi in particolare l'attenzione è stata posta sulla formazione professionale, occorre rivedere il tema dei corsi professionali che vengono garantiti. Oggi gli ausili tecnologici ci permettono anche di creare meno disabilità nell'ambiente circostante e quindi creare più opportunità per chi viene impiegato al lavoro anche se con qualche disabilità. La formazione è elemento essenziale, la ringrazio per questa domanda, perché oggi la disabilità non è più vista secondo l'invalidità, il concetto invalidistico, cioè quello che la persona disabile non può più fare, ma per le sue abilità residue. Ce lo dice la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la Regione quindi dimostra in questo modo di recepirla appieno e assieme alla consulta e a tutto il territorio fa un lavoro ovviamente di ottimizzazione delle risorse tramite l'ottimizzazione delle persone e quindi si ottimizza così il territorio. Andiamo invece a parlare di vaccinazioni insieme all'assessore competente Telesca. Noi abbiamo, come noto, ampliato il nostro piano vaccinale anticipando quelle che erano le novità introdotte dal piano nazionale. L'abbiamo fatto di recente con il meningococco B, e lo abbiamo fatto con l'antipapillomavirus e adesso con oggi completiamo l'offerta, per quello che è previsto anche nel piano nazionale, con l'antirotavirus per i nuovi nati e con l'herpes zoster per la popolazione adulta. Il piano nazionale prevede delle date nel 2018, dal 1 gennaio 2018 e entro la fine del 2018 per quanto riguarda l'herpes zoster. Noi comunque prevediamo di inserirlo fin da ora, non subito in maniera attiva, nel senso che le persone che sono interessate possono chiedere la vaccinazione e ce l'avranno comunque in modo gratuito. Andrà comunque a regime dal 1 gennaio 2018. Con questo credo che l'offerta vaccinale sia completa, sempre nell'ottica che sappiamo di mettere la prevenzione al primo posto e i vaccini come screening sono per noi i punti fondamentali. Andiamo invece nell'ospedale di San Vito al Tagliamento, all'ospedale civile, e parliamo, o meglio, il nostro inviato Alberto Rossi ha parlato con il direttore sanitario Roberto Celotto. Tutti i reparti di degenza sono interessati da questo primo trasferimento. Riporteremo i reparti chirurgici, in particolare l'ortopedia e la chirurgia, al piano delle sale operatorie. In questo momento troviamo l'ortopedia e la chirurgia al piano sopra rispetto a quello delle sale operatorie, quindi ci renderà più agevole il trasporto dei malati verso le sale operatorie e riporteremo la medicina al secondo piano. Mentre per quanto riguarda il terzo piano abbiamo un'estensione della pediatria come degenza che abbiamo dovuto restringere fortemente per i traslochi e un completamento della parte cardiologica. Abbiamo delle camere di degenza a due letti che hanno spazi molto più ampi perché dovendo ristrutturare una struttura i vincoli delle colonne, dei corridoi, bisogna mantenerli. Questo ospedale nasce già
nel 70 come un ospedale moderno, con corridoi molto ampi, con stanze molto ampie, e quindi abbiamo beneficiato di questi spazi. In più, nella ristrutturazione è stato messo il meglio. Dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista strutturale, è stato messo il meglio. Allora, domani è previsto maltempo, poi ne parlerà anche il diretto interessato, cioè il tecnico dell'OSM. E quindi c'è stata una programmazione ripresa in mano quest'oggi. Parliamo del giardino delle farfalle, o meglio la foresta delle farfalle, la foresta no, il bosco delle farfalle, comunque dai, non può essere una foresta, mancano i leoni, mancano gli elefanti, c'è altro ma mancano quelli lì. Però dico, è una cosa bellissima, Piazza 20 Settembre con questi, diciamo gelsi, no? Che sorgono, con queste farfalle, vedete adesso le state a pelle, poi vengono riprodotte sulla struttura, sulla casa del mutilato, no? Ed è il cuore di Pordenone. I gelsi, perché? Perché il gelso ti riporta indietro con i tempi, ti porta ai bozzoli, no? Il bozzolo, il bacco da seta, tutta una serie. Ma noi eravamo la Manchester italiana, insomma. Qui le filande a Pordenone si sprecavano, no? Arrivavano i tedeschi, gli imprenditori tedeschi a investire. L'Olcese, parlo prima, il cotonificio veneziano, insomma. E quindi è stato riprodotto questo giardino bellissimo, con anche la possibilità di sedersi. Non possono entrare i quattro zampe, per ovvi motivi, e nemmeno le biciclette, ma possono entrare le persone, calcare il prato sintetico, sedersi su queste panchine particolari, e noi abbiamo il servizio con il sindaco. La città ha dimenticato per troppo tempo la sua vocazione turistica, noi non siamo né Roma né Firenze, però possiamo creare un piccolo indotto, cioè cercando di intercettare i tanti migliaia di visitatori che vanno in fiera e invitarli a venire in centro città e quindi ad apprezzare i nostri contenitori culturali. Ricordo che chi andrà in fiera potrà accedere ai nostri musei al prezzo di 1 euro o la pista di pattinaggio a 3 euro, per tutti, grandi e piccoli. Se ci sono 70.000 visitatori all'Ortogiardino, già intercettare il 10% e fare loro bere un caffè sarebbe già una grande impresa. Il vero obiettivo è quello di creare una rete ancora più grande con le nostre imprese, con i nostri commercianti, con le associazioni di categoria, per fare in modo che chi viene da fuori Pordenone poi possa anche arrivare in centro e viceversa. È una sfida importante sia dal punto di vista della valorizzazione della città, ma anche per l'indotto economico che può comportare. Sono state energie finora poco espresso o espresse male, che noi dobbiamo incanalare in maniera giusta. Anche perché è inutile fare le strutture dedicate alla cultura quando poi non riusciamo a convogliare le persone che arrivano in città magari a partecipare a SICAM in queste strutture. Assolutamente, SICAM è la più importante manifestazione fieristica che abbiamo. Certo, può creare qualche piccolo ingorgo di fronte alla fiera, però rinunceremmo alle milionate di euro che non ci accorgiamo ma che arrivano in città in termini di alberghi, in termini di ristoranti, in termini di trasporto? Beh, credo di no. In realtà abbiamo una fiera internazionale che richiama espositori da tutto il mondo. Il fatto è che questi espositori vanno in fiera e poi vanno a dormire, talvolta fuori Pordenone, vanno nel vicino Veneto. In realtà noi dobbiamo creare delle strutture ricettive tali per cui questi vengono dal Giappone, dalla Cina, dagli Stati Uniti e alla sera vengono a Pordenone o nelle zone limitrofe a mangiare e a passare una bella serata. Dobbiamo organizzarla noi però, cioè dobbiamo fare in modo che il Teatro Verdi, Cinema Zero, i musei siano aperti, siano accoglienti, ci sia un'offerta culturale contemporanea per far spendere qualche soldo. Facciano pure affari, ma facciano fare affari anche alla città di Pordenone. Oltre ai consiglieri, in questo caso, Marco Salvador ha avuto, diciamo, una idea che va a intersecarsi su quanto detto in questo momento dal sindaco, cioè la cultura, no? La cultura. Noi abbiamo 3 musei, mi pare, alla fine, no? 3 musei, uno tra l'altro bellissimo in Corso Vittorio Emanuele, un altro in Piazza della Motta, poi abbiamo un'altra galleria d'arte, abbiamo tantissime strutture culturali che potrebbero alla fine far sì che Pordenone magari nel 2020 possa diventare la capitale italiana della cultura. Ed è per questo che Marco Salvador
oltre ad essere promotore, si sta battendo. Perché questa idea, Marco? Perché io credo, ho sempre creduto, che la cultura non è soltanto un'organizzazione di eventi o di visita ai musei, è la capacità che ha una comunità di leggere il proprio futuro. Per me è questa la cultura. Allora abbiamo pensato, già durante la campagna elettorale questo dibattito si era innescato, anzi poi devo dire che questa idea di proporsi come capitale italiana della cultura è stata anche presa anche dall'assessore attuale, che si sa, io sono all'opposizione, chiaramente l'assessore in maggioranza, però ha acquisito questa idea come una cosa fattibile e una cosa interessante. Quindi io credo che la contaminazione tra maggioranza e opposizione in certe, come dire, in certi argomenti è necessaria. Quindi lo ringrazio in questo senso perché ha avuto un'apertura di credito nei confronti della nostra idea. Come ringrazio anche le persone che mi hanno aiutato in qualche maniera, cioè, a contribuire a costruire questa idea. E sono le persone di maggioranza e di opposizione. C'era la Daniela Giust del Partito Democratico, c'era Samuele Stefanoni del Movimento 5 Stelle, c'era Anna Facondo, maggioranza, Daniela Quattrone e Francesco Giannelli. Tutti, diciamo, tutto il comune, perché poi quando... Era una commissione, un gruppo di lavoro che è l'espressione del Consiglio Comunale. Esatto, quindi anche perché tutto questo esula dalla politica. Certo, è evidente. O si fa sistema o evidentemente quando ci candidiamo saremmo ridicoli se non facessimo sistema di fronte a una candidatura di tipo nazionale. Ed è evidente questo. Allora, qual è stato il ragionamento? Noi abbiamo moltissimo in termini culturali, abbiamo fatto un percorso lunghissimo. Se si ricorda, l'ex sindaco di Pordenone, Sergio Bolzanello, definì Pordenone una città di caserme e fabbriche che però ha fatto un percorso verso la cultura. Ecco, noi vogliamo completare quel percorso, vogliamo candidarci e dire la nostra. Siccome io sono convinto che la cultura, ripeto, è il modo con cui noi leggiamo per la nostra comunità il futuro, abbiamo pensato che la grande parola d'ordine per la nostra candidatura, cioè la presenza del dossier, che è quella che in qualche maniera... Matera, no? Adesso... Matera, attenzione, non confondiamo Matera, che Matera è capitale europea. Noi ci confondiamo ci candidiamo come italiana della cultura 2020. E quest'anno sarà Palermo, tra l'altro. Sì. La parola d'ordine per noi... Palermo, quest'anno, che ha vinto poche settimane fa. Esatto. Certo. Allora, la nostra parola d'ordine è... Orlando, che ha esultato, il sindaco che ha esultato. Sì, ha avuto, è un personaggio eclettico e devo dire che la sua performance all'audizione ha portato, tra l'altro, a sbaragliare le altre concorrenti e a scegliere Palermo come capitale italiana Palermo della cultura 2018. Non è questione di bella, perché, attenzione... Dal punto di vista culturale... È meravigliosa, è meravigliosa, però... Per la vuciria, proprio dal punto di vista culturale, è meravigliosa. Dal punto di vista, insomma, anche delle strutture, delle case dove si faceva cultura ai tempi. Insomma. Sì, beh, è come dire, è uno dei motori dell'intero paese, la Sicilia, da secoli della cultura. Però, attenzione, Franceschini, che è il ministro attuale in questo momento della cultura, dice una cosa: capitale italiano non è una sfilata di moda, non è una sfilata di bellezza. Dobbiamo proporre qualcosa di innovativo. Pordenone cosa fa? Propone un elemento di ragionamento sulla crisi. Noi siamo una comunità che è ricca, che però ha sofferto moltissimo la crisi della manifattura. Noi pensiamo che la parola crisi vada stravolta e utilizzato il termine trasformazione. Noi pensiamo che il nostro dossier, la nostra candidatura deve elaborarsi sulla parola trasformazione, che è quell'elemento che ci permette di superare difficoltà e andare verso il futuro. Le due parole d'ordine insieme a trasformazione sono industria, perché fare industria significa fare cultura, e la seconda è l'acqua. L'acqua e l'industria e l'uomo sono quello che hanno determinato la trasformazione di questo paesaggio, di questo ambiente, delle nostre persone e la nostra identità. Acqua, industria, sono la nostra identità. Vabbè, tu stai dicendo una cosa veramente, sfondi una porta a porta. Aix-en-Provence, che è una località della Provenza, vicino c'è una piccola comunità dove le rogge non sono state cementificate o nascoste, ma ci cammini sopra su queste, hanno messo come dell'acciaio del vetro temperato, tu cammini sopra le rogge oppure in superficie, è una cosa come a Rivignano, quando arrivi a Rivignano e arrivi nel paesino subito dopo, sono cose che... Grazie, ne parleremo ancora. Marco Salvador, Pordenone 1291, ma promotore per Pordenone, capitale italiana della cultura 2020. Dicevamo, e ritorniamo con Orto Giardino, il tutto per l'inaugurazione di quanto è stato allestito in piazza 20 settembre, l'inaugurazione è prevista per le 10 domani mattina.
è stata anticipata l'inaugurazione perché si prevede pioggia, mentre alle 11 prenderà il via la 38esima edizione di Orto Giardino, salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dal 4 al 12 di marzo. Da 6 anni la Fiera di Pordenone ha avviato un processo di trasformazione di Orto Giardino per accrescere l'appeal dell'evento anche nei confronti di operatori professionali e soprattutto architetti paesaggisti, vivaisti, agronomi e progettisti del verde pubblico. Artefice di questa mutazione è il Festival dei Giardini, evento nell'evento che grazie ad un format unico nel panorama fieristico italiano stimola il lavoro sinergico di architetti paesaggisti sul fronte progettuale e vivaisti in fase realizzativa, raccogliendo in un unico progetto tutte le figure professionali legate alla realizzazione di un giardino. L'evento mette a confronto le migliori idee nella progettazione di giardini su un tema che varia ad ogni edizione. Il tema del Festival dei Giardini 2017, coordinato dalla nuova direttrice artistica, architetto Giovanna Bellotto, è Metamorfosi, libertà di immaginazione. Una commissione composta da agronomi, progettisti, rappresentanti di AIAP, Associazione Italiana di Professionisti Attivi nel Campo della Paesaggistica, che ha dato il suo patrocinio al festival, e giornalisti di settore, ha selezionato i migliori. Sono partner di questo evento Claber, azienda pordenonese leader nei sistemi di irrigazione, e Parco Giardino Sigurtà, tesoro naturalistico che sorge a Valigio sul Mincio, riconosciuto recentemente come Parco più bello d'Italia 2013 e di secondo Parco più bello d'Europa 2015. Orto Giardino è la Fiera di Pordenone dal 4 al 12 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30. Lavoro nero al mercato, trovati 3 irregolari dalla polizia locale di Pordenone in servizio. In occasione del mercato di mercoledì 1 marzo, gli agenti della polizia locale di Pordenone hanno rilevato che in 2 postazioni commerciali della stessa ditta prestava servizio un lavoratore irregolare di nazionalità pakistana impegnato in attività di vendita senza averne titolo. Contestualmente sono state accertate anche 2 violazioni amministrative in materia di commercio ambulante. Già a metà febbraio l'unità commerciale della polizia locale, sotto la direzione del comandante Stefano Rossi, durante analoghi controlli aveva trovato altri 2 lavoratori in nero, sempre al mercato e sempre di nazionalità pakistana, contestando peraltro un'ulteriore violazione al regolamento comunale per l'attività di commercio su aree pubbliche. Anche la scorsa settimana, durante le attività sul rispetto delle norme in materia, è stato trovato un ambulante privo delle necessarie autorizzazioni per esercitare l'attività di vendita, per cui gli è stata sequestrata la merce. Nell'ultimo bimestre l'attività ispettiva ha interessato anche i bar, ristoranti, pizzerie. Sono state verificate le autorizzazioni, il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità e l'osservanza delle norme che tutelano il consumatore di una decina di pubblici esercizi. Questa attività ha portato ad accertare 7 violazioni amministrative pecuniarie. E 2 violazioni in materia di sorvegliabilità con procedimento di revoca della licenza. Un ulteriore impulso ha riguardato i controlli relativi ai locali con gli apparecchi per il gioco lecito che hanno finora coinvolto 3 attività. Giornata invece di lavoro ridotto e sciopero alla Fincantieri di Monfalcone dopo la sciagura accaduta ieri con la morte di un operaio. Attività ridotta oggi allo stabilimento Fincantieri di Monfalcone per lo sciopero dei lavoratori proclamato dalle rappresentanze sindacali in seguito all'incidente mortale avvenuto ieri in un cantiere edile interno nel quale è morto un operaio, Shinisa Brankovic, di 41 anni. La stensione del lavoro è durata tutta la giornata ed è stata preceduta da un volantinaggio ai cancelli del cantiere e da un corteo di lavoratori, qualche centinaio, che si è diretto fino al centro cittadino. Brankovic, operaio con 20 anni di esperienza, era supervisore di una ditta con sede in provincia di Bergamo, specializzata nella realizzazione di impianti industriali e impegnata nella costruzione di un capannone destinato a lavorazioni di sabbiatura e pitturazione di lamiere e blocchi di nave nell'area dei cantieri di Panzano. Secondo una prima ipotesi, l'uomo è precipitato da una 20 di metri passando attraverso un foro sul pavimento di una passerella a griglie del cantiere edile.
Parliamo di Equitalia. Mauro Capozzella del centro SOS Anti-Equitalia. Parte l'idea dal movimento, ma in un mese nemmeno di attività è accaduta una cosa incredibile. Cioè, tutti si rivolgono al centro SOS Anti-Equitalia, no? Mi pare, Mauro. Sì, è vero. Allora, il centro SOS Anti-Equitalia è stato inaugurato esattamente il 5 febbraio ed è entrato in attività qualche giorno dopo, diciamo l'11 febbraio. Quindi stiamo parlando di meno di un mese fa. In meno di un mese è capitato sul tavolo di questo centro SOS Anti-Equitalia, diciamo, presso i nostri locali, che ricordo sono in via Selvatico 40, ove operano gli attivisti in modalità volontariato del tutto gratuita, ben 1,5 milioni di euro. Che si dividono per la maggior parte proprio in cartelle e ruoli esattoriali e anche in azioni bancarie, Banca Popolare di Vicenza piuttosto che Banca Veneta, Veneto Banca. E questa cosa ci ha colpito non molto, fortunatamente non ci ha trovato impreparati, perché gli attivisti e i volontari che lavorano presso il centro sono delle persone preparate, ma è la mole, diciamo, è la quantità e soprattutto delle cifre spaventose che ci hanno un po' fatto tremare le vene ai polsi. Il dato interessante è che il centro SOS Anti-Equitalia è stato aperto qui a Pordenone e a Valenza regionale. Un attimo, in questo caso voi avete dei volontari che comunque, avendo in mano queste cartelle, potete... Qual è l'obiettivo? Ma allora, sì, stavo arrivando proprio, arrivando proprio a questo, al dunque, nel senso che il centro SOS Anti-Equitalia è sottotitolato Punto Civico di Ascolto. Ah, ho capito. Ok, quindi i volontari prima di tutto sono naturalmente dei tecnici, quindi sanno di che cosa si parla, ma l'obiettivo primario è accogliere queste persone che, vorrei ricordare, sono disperate, cioè sono persone che hanno perso tutto, è stata pignorata la casa, il blocco del mezzo e diciamo tutte quelle fattispecie purtroppo legali su cui opera Equitalia. Ne parleremo ancora, Mauro, perché il tempo purtroppo è terminato. Va bene, magari la prossima settimana continueremo a parlarne, perché mi pare che l'argomento sia... Sì. Senti, grazie a Mauro Capozzella. Grazie a voi. SOS Centro, SOS Anti-Equitalia. Allora, il nostro gruppo televisivo invece ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza, personale ambossesso e inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate potranno telefonare in orario ufficio al numero che vedete in sovrimpressione. 30 anni al servizio di Mamma Rai, 30 anni al servizio pubblico, 30 anni insomma... iniziando dal calcio minuto per minuto, lo sport ovviamente si inizia sempre da lì, anch'io ho iniziato con Zico, le prime interviste, e poi è diventato insomma la persona che ascoltava e trattava gli argomenti a livello nazionale e a livello regionale di questa provincia, arrivando proprio dal 2000 mi pare a essere il responsabile qui a Pordenone, questa sede staccata. Sto parlando di Tino Zava, di Aretino, Tino Zava, che è andato in pensione. Un grande abbraccio, ovviamente, persona stupenda, un vero e proprio gentiluomo, come è stato definito. Alberto Rossi. Trovo finalmente la soddisfazione di intervistarti dopo tantissime interviste, beh, io in verità neanche tante, ma insomma quelle poche che mi hai fatto sono state dure, frustranti. Penso un po' a risposta incorporata. Ma sì, mi facevi la domanda e mi dicevi anche quello che dovevo rispondere. Ma ti guidavo in fondo, sì, ma poi nel tempo ho pensato che in fondo mi volevi far fare bella figura. A fin di bene. A fin di bene. Senti, ma come ti senti? No,
faccio? Non lo so, non mi rendo ancora conto, sono ancora frastornato. Ma è un lavoro che ti piaceva, no? No, tantissimo, ho sempre amato questo lavoro. Infatti c'è un fondo di amarezza nel dover abbandonare questo lavoro, sempre considerato il più bel lavoro del mondo. È il più bel lavoro del mondo. Sempre considerato fortunato e privilegiato. Senti, ma ti ricordi quando mi hai chiamato per la mia prima collaborazione al Piccolo? Sì, e ancora prima ti avevo chiamato giù dal terzo piano a collaborare con me all'ufficio del Cocano nel comune da Vigili del Fuoco, Vigliari. Uno dei periodi più belli della nostra vita. Sicuramente, sicuramente. Ricordo quelle colazioni meravigliose alla Zampolli, con quei, ti ricordi, quei cappuccini enormi? Alla Zampolli. E doppia brioche. Con Sergio Sist. Con Sergio Sist. Che stamattina mi ha telefonato. Ah, sì? E col quale ho ricordato. Ma perché gli amici restano sempre, certo. I vecchi amici non si dimenticano mai. No. Senti, ma cosa farai adesso? Non lo so, ancora. Ma forse continuerai a fare quello che hai fatto, sempre in fondo, no? Giornalista non è un mestiere, in fondo, cioè è un mestiere ma è anche una passione, è anche un qualcosa che ti porti dietro sempre. Sì, no? È un po' difficile adesso riuscire a incanalare questa passione in qualcosa di fattibile. Ma troverai sicuramente. Il lavoro che ho fatto fino ad oggi è un lavoro abbastanza specifico, la televisione. Questa cosa affascinante. È una cosa affascinante. Che ti consente di creare. Esatto. È impagabile. È impagabile una soddisfazione che non ho mai potuto avere in una carta stampata. Certo. Senti Tino, ti faccio tanti auguri, ma avremo grazie, modo di risentirci. Sicuramente. In bocca al lupo. In bocca al lupo veramente, ma insomma, grande Tino. Allora, ora vi faccio vedere una cosa bellissima. Sì, avanti un'altra, una bellissima trasmissione. Io non la vedo perché è al pomeriggio, per più o meno quest'ora qua, quindi... essendo qua non sono di là, ma ieri hanno nominato Pordenone. Domanda, domanda facilissima di geografia. In quale regione italiana si trova Pordenone? Allora non ce lo scrivete, la sa o non la sa, hai capito? Ma non lo legge lui, la deve leggere lei. Dica, dica. Nelle Marche. Eh? Aia! Ma come nelle Marche? Pordenone nelle Marche! Ma che c'è stata? La deriva dei continenti! Eh sì! Dica lei, senza leggere. Friuli Venezia Giulia. Perché l'aveva letto prima! Da lontano, un bel... No, che male c'è! Ma come come nelle Marche? Sposta! Luca, non mi fa fare brutte figure, no! Nelle Marche, e vabbè. Andiamo a Udine, in Sicilia, prego. Sì, noi invece siamo rimasti fermi qua perché hanno provato a spostarsi, ma la deriva dei continenti si è fermata qui. Al di là delle battute e degli scherzi, Pier Mauro Zanin, domani a Monfalcone, lo annunciamo subito, consiglio comunale straordinario per quanto riguarda lutti di quel territorio, no? Ma sì, c'è stata questa convocazione ieri, il Consiglio straordinario si terrà domani alle 11 a Monfalcone, e l'ordine del giorno è determinazioni relative alle UTI. I rumors, diciamo, sono quelli che Cisint, il grande sindaco di Monfalcone, mantiene la parola data ai suoi elettori in campagna elettorale, aveva detto che avrebbe rivisto la posizione di Monfalcone all'interno delle UTI, quindi immagino che prevediamo l'uscita, insomma, di quella città dalle UTI. Del Goriziano. Senta, l'uscita eventuale di Monfalcone, oltre a creare la deriva dei continenti di questa nuova riforma che abolisce le province ma non si capisce esattamente dove vuole andare, cosa potrà creare? Secondo, ma secondo me è la conferma di quello che diciamo da due anni in 50 sindaci, che è una legge fatta male, nata male, gestita male, voluta da Serracchiani a Panontini, un vero disastro che si sta realizzando. Quello che può succedere, che ci auspichiamo, che anche i due colleghi eletti recentemente in Friuli Venezia Giulia, il sindaco di Trieste di Piazza e il sindaco di Pordenone dei Ciriani, siano conseguenti con quello che hanno detto in campagna elettorale. Hanno fatto entrambi una campagna elettorale per criticare queste UTI, avevano dichiarato l'uscita, quindi dopo Cisinta aspettiamo che
anche di Piazza e Ciriani escano dalle UTI e di fatto ne decretino la definitiva morte, perché già con Monfalcone che esce dalla sua UTI riferimento, penso che la Regione avrà molta difficoltà a concretizzare la partenza. Bene. Di queste mini province o maxi comuni, come si vogliono chiamare. Insomma, il temporale è appena iniziato. Linea Pordenone. Intanto il consigliere regionale Mauro Travanut, con la nota del 2 marzo 2017, ha dichiarato di aderire al gruppo misto con decorrenza 28 febbraio 2017. Insomma, è uscito dai DEM per entrare nel gruppo misto. Sigla! Salve. Oggi è uscita una notizia brutta, molto brutta, sconcertante direi. In Irlanda una commissione d'inchiesta parlamentare ha, come dire, scoperto quello che molti immaginavano, ossia all'interno di un vecchio orfanotrofio chiuso negli anni 60, hanno trovato una fossa comune dove ci sono svariate centinaia, 700, come dire, corpi, resti di corpi di bambini dalle 35 settimane ai 3 anni. E io credo, spero, che siano morti di morte naturale. Però i cattolici dovrebbero dare degna sepoltura e non utilizzare le fosse comuni. Le fosse comuni si utilizzano per nascondere delle cose. Sentivo questa notizia venendo qua, ascoltando Zapping, che è un programma della radio, Radio 1, dove si anticipavano i titoli dei telegiornali, eccetera. E fra le notizie c'era anche questa. E in studio, fra i giornalisti che discutevano, c'era il caporedattore di Famiglia Cristiana, il quale su questo non ha detto una parola. Invece il vescovo di Udine, e dopo le vicende del suicidio assistito, eccetera, a cui il Messaggero Veneto ha dato un certo tipo di risalto, anche ricordando una vicenda di un pordenonese che in parte, a cui in parte io ho dato una mano per fare quello che ha fatto Febo nei giorni scorsi. Bene, il vescovo di Udine si è sentito in dovere di rispondere a questa, senza mai nominare nessuno, evidentemente, però dicendo che bisogna imparare a vivere nella sofferenza, e ha citato come esempio l'esempio della povera crista di nome Concetta Bertoli, che è stata 30 anni più paralizzata e alla fine era anche cieca, e come dire, è vissuta nella fede. Chi la fede ce l'ha vive nella fede. Chi la fede non ce l'ha, avrà diritto, caro vescovo, di fare quello che crede. Non so se è terminato, però alcuni magistrati stanno interrogando il padre di Renzi. Vedremo quello che uscirà. L'ipotesi di reato è quello del traffico di influenze, questo termine meraviglioso, difficile da capire, no? In altre parole, questo signore avrebbe, secondo i magistrati, avrebbe, come dire, raccomandato, in cambio di una promessa di denaro, una società rispetto a un'altra, eccetera. Quindi la raccomandazione diventa traffico di influenze. C'è un signore friulano, un commercialista, Luca Vidoni, che invece una parte dei soldi li aveva presi,
50.000 euro di acconto su 150.000 promessi. Perché cosa? Per cercare di far avere a una società della Curia Udinese, quella che ha costruito la piscina di Lignano 10-12 anni fa per fare i campionati mondiali, non so di cosa, eccetera, 8 milioni di contributo da parte della Regione. Ripeto, questo 50.000 euro li aveva già presi, però alla fine la Corte d'Appello qualche giorno fa ha dichiarato la prescrizione. No? Ecco, questi sono i meccanismi della giustizia, quindi non so cosa uscirà da questo, da questo interrogatorio, però questo tipo di accuse mi parano un po' balzane e forse anche un po' strumentali. Alla prossima. Per rimanere in tema, allora si è concluso dopo tre ore in questo momento l'interrogatorio Tiziano Renzi nell'ambito dell'inchiesta delle procure di Roma e Napoli sulla Consip. Il padre dell'ex premier ha lasciato piazzale Clodio senza fare dichiarazione, indagato per reato di traffico di influenze che punisce forme di lobbying illecite dietro compenso. Vi ricordate che tempo fa, adesso non è per dire, ma il papà di Renzi fu anche lì accusato di chissà quale altre situazioni, alla fine fu tutto archiviato. Vabbè, ma questo è cosa normale, o in prescrizione o archiviato. Andiamo dunque a vedere subito Marco Michielli, che dovrebbe essere in collegamento con noi dal Veneto. Vediamo? Sì, prego. Sì, noi parliamo di turismo, ben ritrovato ovviamente a Marco Michielli. Questa costa unica da Portoviro a Trieste, siamo sulla strada giusta? Spero di sì, glielo dico con grande sincerità, perché è una delle cose alle quali tengo di più, non da ora, sono tanti anni che questo discorso è stato fatto. La politica chiaramente non può avere la velocità che possono avere i privati, possono avere gli imprenditori, però mi sembra finalmente che quando si trovano a un tavolo i nostri sindaci si intendano, e credo questo processo sia ormai irreversibile. Quello che auspico è che ci sia un maggior coordinamento fra la parte politica e la parte imprenditoriale, perché non si va, i sindaci da soli non vanno da nessuna parte, così come gli imprenditori non vanno da nessuna parte se non sono uniti ai sindaci. Quindi quello che auspico, ripeto, c'è stato il riconoscimento della Regione. In Regione ormai è pacifica la cosa, è benissimo vista, e sto parlando solo per il Veneto, perché la mia ambizione è quella di estendere il progetto fino, certo, a Trieste, sia chiaro. E ci vuole tanta saggezza, tanta intelligenza e tanta velocità nell'andare avanti. Le idee molto chiare, io credo che le abbiano più gli imprenditori che gli amministratori. E per il Friuli Venezia Giulia che cosa potrebbe voler dire, sconfiniamo per qualche secondo? Entrare nel big business, perché il lamento che può venire da Lignano o da Grado è quello di essere inseriti in una regione che non viene percepita così pesantemente turistica, avendo solo due località, per quanto prestigiose, importanti e belle. Essere inseriti in un arco di costa, mi interrompo, nessuno di noi imprenditori o sindaci è lui che decide questa diventerà una località turistica, lo decidono, chiaro, i turisti. I tedeschi sono 40 anni che chiamano Obere Adria quello che c'è fra Trieste, certo, e Portoviro. Non resta che assecondare quella che è il desiderata dei nostri turisti. Grazie a Marco Michielli, linea Pordenone. Assemblea dei consigli comunali dei ragazzi del Friuli Venezia Giulia, dedicato a Giulio Regeni. Tutto questo domani, sabato 4 marzo, proprio a Fiumicello, nella località dove, tra l'altro, lo ricordiamo, Regeni divenne anche presidente del consiglio dei ragazzi. Udine. Eccoci qua con Lauretta Iuretic, sono da trovare, parliamo di 8 marzo. Sì. Per la festa delle donne dobbiamo dire che il tema donna e politica è ancora di grande attualità, dal momento che la percentuale delle donne nei consigli regionali e anche nel Parlamento è molto bassa, soprattutto se rapportato o confrontato con i paesi scandinavi, dove la presenza femminile è addirittura oltre il 40%. Certo che noi in Italia una cultura paritaria vera ancora non ce l'abbiamo, tanto è vero che per eleggere queste benedette donne dobbiamo ricorrere
ricorrere alle quote rosa, alle leggi elettorali di pari genere, e quindi tutta una serie di provvedimenti che possiamo definire anche mortificanti per noi donne. In una società veramente emancipata, la donna non avrebbe bisogno di tutti questi privilegi, anzi io devo dire che la donna ha semplicemente deve imparare a competere con gli uomini, a piacere la politica, perché la politica è molto impegnativa, quindi deve dimostrare un senso della collettività, un senso civico, perché la politica è sacrificio, è rinuncia, è tempo. Deve imparare poi a sfatare anche questo pregiudizio che vorrebbe che la politica non è un affare da donna. E poi, per ultimo, a mio avviso, dovrebbe anche liberarsi dalla sudditanza maschile che ancora condiziona molto le donne parlamentari nella nostra Italia. Bene. Quindi una donna libera, una donna competente è una grande risorsa per la cosa pubblica e per l'intera comunità. Grazie Lauretta Iuretic, linea Pordenone al direttore. La giro immediatamente al Veneto con l'ospite per chiudere questa prima parte e poi la regia centrale per le previsioni del tempo, la borsa, il break e poi nuovamente le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Prego. Sì, grazie direttore. Con noi c'è Antonio Bertoncello, presidente della Fondazione Santo Stefano. Parliamo della cultura e dell'importanza di rilanciare la cultura sul territorio. Ma diciamo che la mission della Fondazione, tra le cose che ormai sono note, quelle dell'ambiente, quella della formazione, quella del sociale, è anche la cultura. Cultura come fatto culturale, scusi il gioco di parole, ma anche come veicolo di promozionale della città di Portoguaro e del portoguarese. Quindi noi cerchiamo di collaborare attraverso gli strumenti che abbiamo, voi i progetti, voi il crowdfunding, voi i progetti a sfida, che sono progetti che noi seguiamo dando dei contributi a chi ritiene di presentarli e che possono riguardare questi ambiti che le ho appena detto. Non è facile neanche cercare di coinvolgere un po' la popolazione su questi temi, no? No, però voglio dire, i tempi stanno cambiando e quindi i cittadini di questi territori hanno compreso bene che, voglio dire, lo sviluppo di quest'area passa principalmente e molto fortemente anche attraverso tutte quelle azioni che riguardano la cultura e la formazione. Portoguaro di fatto è una città di cultura e certo. Di formazione. Ecco, in questo senso abbiamo ancora pochi secondi, quanto le nuove tecnologie possono aiutare in questo obiettivo? Ah, moltissimo, io credo, anzi sempre di più, nel senso che la digitalizzazione e gli strumenti informatici che oggi abbiamo a disposizione possono toccare segmenti di popolazione che prima non riuscivano a intercettare e a comunicare. Quindi anche lo sforzo che stiamo facendo noi è proprio quello di usare tutti gli strumenti proprio per far sì che le comunicazioni, le attività che noi facciamo venga portata vicino all'utente. Certo, certo. Grazie ad Antonio Bertoncello. Quindi si chiude questa prima parte del telegiornale, linea al break pubblicitario e poi di nuovo con l'informazione prima da Udine e poi di nuovo qui in Veneto. Vi aspettiamo. Buonasera a tutti. Situazione meteorologica in evoluzione, arriva un fronte nella giornata di sabato che ci interesserà anche per la giornata di domenica con correnti umide sud-occidentali. Ecco che sabato ci aspettiamo cielo in genere coperto su gran parte della regione, piogge diffuse, in genere abbondanti in pianura, più intense in montagna, tranne che sul Tarvisiano dove saranno meno consistenti, con nevicate oltre 1200-1400 metri. E un po' di più fino a 1500-1600 sulle prealpi nel pomeriggio, dovrebbero rimanere intorno ai 1000-1200 invece verso il confine col Cadore e il Comelico. Sulla costa nuvoloso, piogge più intermittenti e più moderate, a causa di un vento anche forte di scirocco che spirerà appunto sulla costa e potrà determinare qualche mareggiata tra Lignano e Grado sulla costa. Temperature in aumento, quindi massime fino a 15-16 gradi in pianura sulla costa, minime altrettanto in aumento verso i 10 gradi sulla costa e sulla pianura qualche grado in meno, però comunque sempre piuttosto miti.
Anche domenica cielo in genere nuvoloso, precipitazioni sparse, in genere moderate, un po' più abbondanti sulle prealpi, con neve però a quote un po' più basse, arrivare più fresca in quota, 800 mm appunto la quota. E ci saranno alcune zone, soprattutto verso la costa del Pordenonese, con precipitazioni più sporadiche e deboli. Il vento si attenua, ma sfilerà ancora dai quadranti meridionali con intensità moderata. Temperatura in lieve calo, minima intorno ai 5-6 gradi sulla pianura, intorno agli 8-9 sulla costa, massime sui 12 gradi. Qualche pioggia ancora lunedì mattina, poi relativo miglioramento nel corso della giornata, tempo migliore martedì, ma con bora moderata sulla costa, temperature però tenderanno a salire ulteriormente, quindi valori anche oltre i 15 gradi martedì per quanto riguarda le massime su pianura e costa. Direi che è tutto, una buona serata. Borse europee in ordine sparso, in attesa delle indicazioni, in arrivo da Janet Yellen all'Executive Club di Chicago. Chiusura di poco sotto la parità per Londra e Francoforte, rispettivamente meno 0,11% e meno 0,27%, mentre Parigi e Madrid hanno terminato l'ottava in positivo, Parigi con un più 0,63%, Madrid più 0,85%. A Londra il WPP ha perso 6 punti percentuali a causa di un outlook 2017 definito troppo conservativo. Dopo le indicazioni sostanzialmente in linea con le stime arrivate dal PMI Servizi di Eurolandia, 55,5 punti a febbraio, ha deluso l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio, scese a gennaio dello 0,1%. Tra i dati arrivati nella seconda parte, meglio del previsto, i 57,6 punti di l'ISM Servizi. In questo quadro a Piazza Affari il FTSE MIB ha chiuso con un più 1,15%, l'All Share un più 1,02%. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, saluto subito Claudio Gallanda, parleremo di verde in città, ma volevo soltanto dire che abbiamo riproposto la copertina di ieri per un semplice motivo, perché ci sono arrivate tante richieste da parte dei telespettatori che hanno perso magari di sfuggita l'inizio del telegiornale, allora a grande richiesta abbiamo riproposto insomma la copertina, giusto per chiarire l'antifona, perché fieste, chiacaris, asson chiacaris. Subito una notizia di cronaca, l'Istituto di Vigilanza di Talpolo ha effettuato nella notte due interventi, il primo a Lauzacco intorno alle 22.30 in comune di Pavia di Udine, una guardia giurata durante il giro di ispezione ha notato un individuo allontanarsi a piedi da un'azienda e cercando di raggiungere i vicini appezzamenti di terreno, successivamente è emerso nel sopralluogo che quella persona in fuga aveva già parzialmente svuotato un serbatoio di un mezzo pesante, alle 23 sono giunti anche i carabinieri del radiomobile di Latisana. Il secondo intervento invece nella notte nei pressi di Tavagnano, dove erano stati notati due uomini accovacciati nei pressi dell'ingresso di un centro commerciale e che erano fuggiti non appena si era attivato l'allarme. Evidentemente c'era stata una tentata intrusione. Fino alle 7 una guardia giurata è rimasta a piantonare l'attività commerciale. Andiamo in regione adesso a parlare di piscine. Questa mattina una mozione presentata dalla consigliere regionale della Lega Nord, Barbara Zilli. Barbara Zilli, consigliera regionale della Lega Nord, ha presentato questa mattina presso la sede udinese della regione la mozione sicurezza nelle piscine. È necessario recepire l'accordo Stato-Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso nuotatorio e per sollecitare la Giunta a recepire l'accordo del 2003. Una mozione che riguarda la salute dei nostri cittadini nel momento in cui fanno attività natatoria all'interno delle piscine.
piscine pubbliche o private, piscine aperte al pubblico, piscine che siano di acqua dolce o di acqua termale o di acqua di mare. La nostra regione è una regione che purtroppo è l'ultima della classe rispetto a tutte le altre regioni italiane nel recepire un accordo Stato-Regioni che risale al 2003, laddove si vanno ad identificare e a normare quindi i requisiti igienico-sanitari, di manutenzione, di vigilanza e quindi di sicurezza all'interno delle piscine. Noi crediamo che questo sia un tema assolutamente sul quale la regione non può continuare a rimanere ferma e a stare in silenzio, per questo abbiamo presentato una mozione che impegna la Giunta a recepire questo accordo Stato-Regioni e la prossima settimana depositeremo una proposta di legge sullo stesso tema che ricalca appunto l'accordo Stato-Regioni a suo tempo redatto e che vuole essere anche un po' amplificato, perché la parte che rimane davvero ancora oggi scoperta è quella relativa alla sicurezza degli impianti. Senta, la cosa da sottolineare è questa, non si parla di, diciamo così, di mozioni politiche ma di sicurezza, questa cosa importante. Sì, sì, questa è una mozione che va al di là dei temi politici che solitamente siamo appunto occupati a proporre e sui quali sollecitiamo la Giunta. Qui è una questione di civiltà, di correttezza, di sicurezza dei nostri bambini, dei nostri adulti, dei nostri anziani in un territorio come quello friulano dove le piscine sono numerose, e ricordando che ogni specchio d'acqua è potenzialmente un pericolo, noi vogliamo che la Regione vada a normare come doveroso che sia, senza rendere gravoso ovviamente il procedimento, ma semplicemente per dare sicurezza e risposte ai cittadini che si trovano in difficoltà o potenzialmente o realmente, perché sappiamo che i danni che appunto possono subire le persone per incidenti all'interno delle piscine nell'esercizio dell'attività natatoria possono essere danni anche irreversibili. Senta, per concludere, per ribadire anche il concetto, siamo in un far west, è un termine un po' abusato, però insomma tanto per far capire bene la situazione. Sì, non c'è un quadro normativo di riferimento, questo è chiaro. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, le aziende sanitarie fanno la loro parte dipendendo dalla richiesta del Ministero appunto, e quindi dalle circolari ministeriali per cui ci sono i prelievi campionature delle acque. Quello che è davvero carente è l'aspetto della vigilanza e della sicurezza, quindi il controllo di quello che deve essere la dotazione per il salvataggio, la dotazione per nel momento in cui si fa l'attività ludica per imparare a nuotare, ciò che deve essere appunto il compendio di regole che devono essere obbligatorie e non soltanto consigliate, come giustamente fa la Federazione Italiana Nuoto, per quanto attiene l'esercizio di queste attività e per mettere in sicurezza davvero gli utenti. Noi crediamo che su questo tema la Regione debba intervenire, lo facciamo sollecitando l'assessore competente ma tutto il Consiglio regionale con la proposta di legge che sarà depositata, alla quale seguiranno la richiesta di audizioni di tutti i soggetti interessati. Allora mi ha raggiunto in studio, l'avete vista in apertura con noi, Claudia Gallanda, Verde in Città. Eravamo rimasti, Gallanda, l'ultima volta ai rifiuti. Sì. Oggi di cosa continuiamo a parlare, sempre dei rifiuti o di qualcos'altro? Diciamo, potrei dire un paio di cose sulla filiera solidale, proprio parlando anche di agricoltura, perché sono stata pochi giorni fa a una conferenza molto interessante a Butrio in cui si parlava di queste filiere, ad esempio anche con prezzi abbastanza calmierati, ad esempio sui prodotti antichi, no? Quindi sementi antiche che sono, adesso siamo in tempi di TTP, eccetera, quindi periodi molto pericolosi. Non è la vecchia canzone che cantavo Rita Berti, ma è una cosa molto importante, per di scherzo. No, infatti adesso per fortuna anche lì si mi riaggancio un attimo, perché tutte queste belle cose, tutti questi bei progetti sarebbero vanificati se passassero questi trattati internazionali. E per fortuna la cosa si è un attimo fermata, però ci sono delle iniziative in proposito, sempre funzionali poi a sostenere l'agricoltura nel territorio, che si consiglia, diciamo, il comitato TTIP consiglia di scrivere proprio agli europarlamentari, che fino adesso sono stati favorevoli a certe politiche, per stimolarli e sensibilizzarli. Comunque, parlando del discorso di queste filiere, appunto, sono rivolti sia ai panificatori, diciamo andrebbe bene che questa cosa si espandesse più possibile, perché chiaramente un conto è il cliente privato, un conto è che più panificatori usino questi prodotti. Grazie Claudia Gallanda per il suo intervento. Adesso, come sempre, la ricerca personale.
Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza, personale ambosesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate devono telefonare in orario d'ufficio allo 0434 5524 44. E adesso ci trasferiamo alla Fondazione Friuli con il servizio di Franco Terenzani. Per tenere a battesimo questa pubblicazione importante che la Fondazione Friuli ha voluto, e c'era anche il Presidente della Regione Serracchiani. Ma Presidente, vicini quindi al terremoto, anche se sono passati tanti anni, però bisogna sempre essere un po' così costanti nel ricordare per costruire, direi. Beh sì, non so se questa sarà l'ultima occasione per ricordare i 40 anni del terremoto. In ogni caso anche questa pubblicazione curata dal professor Ellero è un segno, una testimonianza di ciò che ha rappresentato il disastro del terremoto e l'epopea della ricostruzione. Infatti il titolo del libro è Friuli modello, Comelli e gli altri protagonisti, perché è vero che Comelli viene ricordato come il presidente della ricostruzione, ma certamente non fu solo, ma assieme a tanti altri che parteciparono, in primis i sindaci dei nostri comuni. Questa è una pubblicazione che non vuole solo ricordare quanto accadde appunto 40 anni fa, l'abbiamo ricordato tante volte, ma serve per che cosa? Quasi un manuale per altri? Serve per provocare un dibattito, se possibile, e comunque per ristabilire un equilibrio nella memoria, perché ci sono molte, dopo 40 anni ci sono molte distorsioni, ci sono molte sottovalutazioni, sopravvalutazioni, e quindi era giusto rendere omaggio a tutti quelli che hanno collaborato, ma nella dose, diciamo, giusta, riconoscendo i giusti meriti. E quindi ho cercato di riequilibrare il tutto attraverso una severa e critica ricerca di documenti, testimonianze, confronti, letture, riletture, eccetera. Università, grandi novità. Capiamone di più nel prossimo servizio. Migliorare la competitività del settore della nautica da diporto nell'area mediterranea secondo i principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale è l'obiettivo del progetto di ricerca europeo IBLU, coordinato dall'Università di Udine e cofinanziato con circa 1,9 milioni di euro dall'Unione Europea nell'ambito del programma Interreg Med. Al progetto, con un budget complessivo di circa 2,2 milioni di euro, lavorerà per 3 anni un consorzio di 10 partner europei, tra cui agenzie di sviluppo, piccole e medie imprese, istituzioni pubbliche e università di 9 paesi, Albania, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna. I risultati del progetto saranno divulgati a tutto il territorio locale dell'area mediterranea per un'ampia sensibilizzazione allo scopo di supportare nella definizione di linee guida per garantire la sostenibilità e l'innovazione nel settore della nautica a livello ambientale, economico e sociale. Andiamo a chiudere con Ugo Falcone, Circolo Quintino Sella, parliamo della famosa visita di Garibaldi a Udine nel 1867. Sì, ricorre proprio in questi giorni i 150 anni dell'arrivo di Giuseppe Garibaldi qui proprio nella città di Udine. Era appunto il 1 marzo e Garibaldi arrivò col treno, arrivò in ferrovia, scese con tutti gli onori e fu, come si dice oggi, la star del momento. Ecco, teniamo presente che il Friuli era passato al Regno d'Italia soltanto dall'estate 1866, quindi erano passati pochi mesi in cui Udine e gran parte del Friuli storico erano sotto la casata dei Savoia, quindi Regno d'Italia. Ecco. Fu un'accoglienza di quelle festose, bande, Piazza Libertà appunto sventolavano. Ecco, ci sono le cronache del tempo, sia del giornale di Udine, di Pacifico Valussi, sia anche dell'artiere udinese.
Fu senz'altro un evento per quella città, ecco. Teniamo presente che allora lo accolsero a braccia aperte sia esponenti della destra storica sia della sinistra storica. Garibaldi ovviamente faceva parte della cosiddetta sinistra storica, anche se poi in realtà Garibaldi sia qua in Friuli sia in giro per l'Italia, ormai è risaputo, non è che godesse poi di tutte queste simpatie anche nella sinistra dell'epoca. Quindi è interessante come personaggio e sarebbe da capire e da analizzarlo proprio in modo trasversale. Anche perché bisogna sottolineare che il socialismo dell'epoca era ancora distante da Marx, Engels, no? come tipologia di pensiero. Certo, era più certo. Rivoluzionario, rivoluzionario. Certo, no? Tenga presente che alla base dell'epoca della cosiddetta sinistra storica c'era il corporativismo. Pensiamo allo stesso mazzinianesimo che propugnava le arti e corporazioni, o le stesse società operaie di mutuo soccorso nascevano da quella storia. Poi nasceranno anche le società di mutuo soccorso di ambito cattolico, perché comunque la dottrina sociale della Chiesa va incontro alla mutualità. E quindi ecco, Garibaldi poi seppe nel bene e nel male sposare bene insomma la situazione. Ecco. Grazie a Ugo Falcone per il suo intervento, grazie a voi gentili amiche e amici della visione e dell'ascolto. Break pubblicitario e poi le ultimissime dal Veneto. Bentrovati anche dal Veneto, apriamo subito il telegiornale. C'è anche Vicenza tra le città italiane che saranno maggiormente protette grazie alla presenza di un'unità dell'antiterrorismo SOS, squadra operativa di supporto dei carabinieri. Rinforzi avverranno nell'ambito dell'intensificazione delle misure di vigilanza e sicurezza dei siti di interesse artistico, storico ed archeologico, nonché degli obiettivi sensibili in genere, decisi dal Comando Generale dell'Arma in accordo con il Ministero degli Interni. L'unità operante nel capoluogo berico già dal 1 marzo con compiti di vigilanza antiterrorismo a carattere preventivo è costituita da militari del 4 Battaglione Veneto, caratterizzati da particolare addestramento e dotati di specifico equipaggiamento in grado di contrastare in fase iniziale eventuali azioni terroristiche. Dopo le morti assistite degli ultimi giorni, DJ Fabo, seguito a poche ore di distanza dal veneziano Gianni Trez, ma meno di un mese fa era già toccato al trevigiano Dino Betamin, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Patrizia Bartelle torna a invocare la discussione del provvedimento sulla cosiddetta dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, con cui i pazienti possono esprimere in anticipo le loro volontà in caso di malattie gravi e incurabili, come ad esempio la SLA. Quanto sta accadendo, rileva, è inconcepibile, con le istituzioni che fan finta di nulla e ignorano un problema sotto gli occhi di tutti. È da un anno esatto, dice Bartelle, quindi non stiamo certo cavalcando le notizie di cronaca, che abbiamo depositato un progetto di legge per istituire la DAT, come già avuto modo di sottolineare. Fermo restando la centralità della vita, il nostro no all'eutanasia non può non venir riconosciuto nei limiti di quanto il comitato bioetico stabilisce, il diritto del malato ad anticipare ai propri cari e soprattutto ai medici le proprie volontà. Nel corso dell'udienza preliminare, invece in corso davanti al GUP del Tribunale di Brescia, il procuratore aggiunto Carlo Nocerino ha chiesto rinvio a giudizio per 34 secessionisti lombardo-veneti finiti sotto inchiesta perché volevano occupare Piazza San Marco a Venezia a bordo di un tanco. 13 invece le richieste di assoluzione, mentre un imputato ha chiesto di essere processato con il rito abbreviato. Agenda digitale e pubblica amministrazione, oggi un incontro a San Donà di Piave presso il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. Sentiamo. Il nodo regionale dei pagamenti telematici è una delle iniziative di maggior rilievo sviluppate per accompagnare il sistema della pubblica amministrazione ad innovare la propria offerta di servizi al cittadino e all'impresa. A sottolinearlo il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin in occasione dell'incontro dedicato al digitale nella pubblica amministrazione in programma questa mattina nella sede del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale a San Donà, nell'ambito del percorso per la ridefinizione
edizione dell'Agenda Digitale del Veneto in prospettiva 2020. L'Agenda Digitale del Veneto è il documento di programmazione della regione finalizzato a supportare lo sviluppo del Veneto attraverso le tecnologie digitali. Puntiamo alla costruzione di un nuovo Veneto per tutti i cittadini, per le imprese, per gli enti pubblici e per le associazioni, insomma per tutto il nostro territorio. Il vicepresidente ha portato l'esempio del portale MyPay, utilizzabile non solo dalla regione ma anche da tutti gli enti veneti che vogliono aderire senza alcun costo di hardware o software, erogando gratuitamente servizi elettronici di pagamento ai propri cittadini. Il Veneto attualmente è secondo solo al Ministero della Giustizia in fatto di quantità di transazioni effettuate sul nodo telematico dei pagamenti. I numeri, ha concluso Forcolin, ci confortano e ci rendono orgogliosi per i risultati che stiamo ottenendo: semplificazione per il cittadino, facilitazione per gli operatori, economie di scala per la pubblica amministrazione. Ci attendono ora altre sfide, ma siamo convinti che ci sono tutte le condizioni per raggiungere altri importanti risultati. Gli incontri sono stati programmati in tutte le province del Veneto per ascoltare, capire, recepire le indicazioni, i suggerimenti, i progetti che vengono dal territorio, contribuendo così ad individuare le priorità e le progettualità su cui il Veneto si impegna ad investire nei prossimi anni. E parla di grande segnale universale il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando l'operazione odierna dei carabinieri che hanno sequestrato numerose opere d'arte in tutto il Veneto. Oltre al gravissimo danno artistico, ha detto il governatore, i nostri carabinieri hanno anche dato un colpo mortale ad una truffa che avrebbe fruttato ai malfattori 1 milione di euro di proventi illeciti. L'esame del DNA ha confermato invece i sospetti. Il corpo della donna ripescato il 18 febbraio nelle acque di Fusina, nel veneziano, è quello di Cristina, la 52enne di Campagna Lupia, che dall'8 gennaio era scomparsa. L'ex marito e la figlia non erano riusciti ad identificare il corpo in prima battuta per la lunga permanenza in acqua, ma sebbene scoloriti la giovane era rimasta impressionata da giubbino e fuso che corrispondevano in tutto e per tutto a quelli della madre. Ebbene, esami erano stati effettuati su un braccialetto e un orecchino, poi il magistrato aveva disposto l'esame del DNA con il medico legale che ha prelevato del tessuto organico per fare le analisi del caso. Sintetizzato e comparato con quello dei familiari, la conferma definitiva è stata data alla famiglia. È stato denunciato invece per i reati di soccorso e lesioni gravi l'autista di un camion di un'azienda di Chionso in provincia di Pordenone. In merito all'incidente stradale avvenuto mercoledì sera alle 19.30 a Cessalto, lungo la carreggiata est dell'autostrada A4. In quell'occasione un dipendente 50enne della ditta che ha sede a Quarto d'Altino è stato investito mentre stava lavorando da un tir senza che l'autista si fermasse a prestare soccorso. Il cantiere dei lavori era contrassegnato dalla presenza di apposite tabelle. Dopo essere stato travolto dal mezzo pesante, l'operaio è finito ricoverato all'ospedale di San Donato, dove i medici lo hanno oculato. Ha rimediato fratture agli arti inferiori e guarirà in 90 giorni. Le indagini si sono concentrate sulle testimonianze dei colleghi che hanno recuperato il numero di targa del mezzo pesante. Polizia stradale, fondere San Donà di Piave con Porto Gruaro, trovando una nuova sede nell'area Maschio Gaspardo. Il contenuto del comunicato, che è stato redatto oggi dall'UGL della Polizia di Stato tramite la Segreteria Regionale del Veneto, da più di 3 anni come UGL denunciamo il pericolo di perdere in via definitiva il distaccamento della Polizia Stradale di Porto Gruaro e quindi anche la presenza delle pattuglie della stradale nei comuni del Veneto orientale, e tutto questo per colpa della razionalizzazione degli uffici di polizia, in questo caso anche per colpa dei campanilismi incomprensibili di amministratori locali che con scelte sbagliate rischiano di far diminuire la sicurezza anche nei propri territori di competenza. Queste le parole del segretario Mauro Armelao. L'area dell'ex Maschio Gaspardo sarebbe ottimale in primis per la vicinanza con il casello autostradale, quindi logisticamente migliore della sede di San Donà, e perché accorpando la sottosezione di San Donà con quella di Porto Gruaro si avrebbe la possibilità di avere personale che vigila la rete autostradale come ora, e in più avremo così il personale di Porto Gruaro che, essendo distaccamento, continuerebbe a vigilare sulle strade urbane ed extraurbane, garantendo la sicurezza stradale e non solo, anche nei territori
appunto di San Donà e il restante territorio del Veneto orientale. E restiamo sempre in Veneto orientale, sicurezza urbana, controllo capillare del territorio e controlli stradali. Sono questi i primi importanti risultati raggiunti ad un mese dall'avvio del distretto di polizia locale Veneto Est, che vede uniti i comandi di San Michele al Tagliamento e Fossalta di Porto Gruaro. A tracciare un primo bilancio per il comune di Fossalta sono i dati messi a disposizione dal comando distrettuale, il comandante Andrea Gallo. Dal primo mese di febbraio, data di avvio del distretto, al 28 di febbraio sono state effettuate nel territorio fossaltese 85 ore di pattugliamento diurno, mentre 56 sono state le ore di pattugliamento dalle 19.30 all'1.30 del mattino. 43 i posti di controllo con 215 persone fermate e controllate. In tema di sicurezza urbana è stato operato anche un sequestro di eroina a carico di un giovane 25enne di Latisana. Urla e calci contro il cancello d'ingresso della stazione dei carabinieri di Cassavio in orario notturno. È successo nella notte scorsa, quando Masoudi Mohamed, che vediamo in foto, marocchino 31 anni, residente a Cavallino Terporti, nulla facente, pruli pregiudicato del posto, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta alla smodata assunzione di sostanze alcoliche, ha cercato con la forza di entrare, pensate, all'interno della caserma, urlando frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dei militari allo scopo di poter rivedere i propri figli. Su di lui infatti vi è il divieto di avvicinamento alla prole, misura cautelare imposta dalla procura proprio a seguito del suo passato violento. Le sue urla hanno svegliato tutto il vicinato, oltre i militari che, liberi dal servizio, alloggiavano in caserma e si sono visti costretti ad aprire la porta per riportare la situazione alla calma. Una volta condotto all'interno dello stabile, invece, la situazione è peggiorata, dove il marocchino ha continuato a proferire minacce e parole ingiuriose, oltre a dimenarsi, tant'è che i militari si sono visti costretti ad ammanettarlo proprio per evitare che si creassero ulteriori danni collaterali e a dichiararlo in stato d'arresto per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Curiosità intanto questa mattina a San Donà di Piave, in piazza Indipendenza, per una vita da social, il progetto della Polizia di Stato per l'educazione all'uso del web, che ha scelto proprio la città sulle rive del Piave quale città tra le 20 italiane tappe del track che promuove proprio l'iniziativa. Operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno incontrato studenti principalmente della seconda media, della seconda fino alla seconda superiore, oltre a insegnanti e genitori, visita ovviamente partecipata anche dai cittadini. Ed ora ci spostiamo a Porto Gruaro, tutto esaurito per la serata dedicata appunto ad un classico della storia del teatro, interpretato per l'occasione da Alessandro Benvenuti con adattamento e regia di Ugo Chiti. Stiamo parlando dell'Avaro di Molière. Allora il collega Maurizio Conti ha avvicinato per noi l'attore protagonista. Con Alessandro Benvenuti questa sera al Teatro Russolo di Porto Gruaro, per uno spettacolo importante quale l'Avaro, un classico nella storia del teatro ma sempre di grande attualità. Una rivisitazione ben fatta da Ugo Chiti, che è l'autore e regista dello spettacolo, che ha operato dei tagli, fatto delle aggiunte, inventato delle situazioni, degli intrecci amorosi, devo dire una cosa, un rispettoso tradimento che per ora ci sta dando molte soddisfazioni, perché è fatto con grazia e con grande intelligenza. Ecco, lei è un attore, un artista a tutto tondo, ha fatto televisione, teatro, cinema, regia. Qual è la cosa che la appassiona di più, la cosa che le piace di più fare? Ma non è tanto il ruolo quanto cosa fare, mi piace fare le cose nelle quali credo, e quindi ecco, che sia come regista, che come attore o che sia un testo mio, l'importante è che io ci creda e che mi dia soddisfazione, che non perda tempo, insomma. Era già stato a Porto Gruaro qualche anno fa, come ha trovato la città dell'Emene? Ma ero già stato, avevamo ottenuto un grande successo con tutto Shakespeare in 90 minuti, come l'ho trovata? Bella, come sempre, insomma, per cui è piacevole passeggiare e vedere tutte le vostre bellezze, sia quelle un po' torte che quelle dritte, insomma, bella, bella roba. Grazie.
Monastero di Marango e Fondazione Santo Stefano tra pochi minuti propongono un ciclo di incontri dedicato al fenomeno dei migranti. In strada ad Urisi verrà proiettato infatti il film candidato Oscar Fuoco a Mare. Tra l'altro poi verranno anche inaugurati dei momenti culturali proprio legati al tema dell'immigrazione. Domani si chiude la settimana dello sport anche a Portogruaro. Dalle 8.30 gli studenti parteciperanno ad una camminata tra Portogruaro e Concordia Sagittaria e ritorno. In Piazza Repubblica ci sarà un flash mob cui prenderanno parte 1.300 studenti delle scuole Luzzato, Leonardo, Marconi, Belli e 25 aprile. Calcio Serie B, weekend lungo di campionato per le formazioni venete. Domani in campo alle 15 Cesena-Vicenza, domenica sempre alle 15 Brescia-Verona, mentre il Cittadella scenderà in campo lunedì sera alle 20.30 in casa del Frosinone, prima in classifica. Appunto, per quanto concerne la stessa classifica, dopo 28 giornate Verona al terzo posto con 49 punti, Cittadella sesto con 42 punti e Vicenza terzultimo con 22 punti. Il nostro gruppo televisivo intanto ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, ma anche Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno e Vicenza. Personale ambo sesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate possono telefonare in orario d'ufficio al numero che vedete in sovraimpressione 0434 55 2444. Ancora sport volley, Pantere in semifinale con l'Igor Novara, i Mocco Volley per la seconda volta nella sua storia alle finali di Coppa Italia, quest'anno la Final Four si disputa a Mandela Forum di Firenze, in lizza i Mocco Volley e Igor Novara che si sfideranno domani sabato alle 18 e a seguire alle 20.30 Savino del Bene Scandicci e Liuzzo Modena. Domenica le vincenti si sfideranno in finale alle ore 18. Anche nel 2015 l'Imoco giocò la semifinale con Novara uscendo sconfitta per 3-1. Ex in casa Imoco la statunitense Fouchet, lo scorso anno a Ligor, e in casa Novara Melissa Donà e Cristina Barcellini. Imoco al completo ci sarà anche Samantha Briccio, anche se non ancora in grado di scendere in campo. Ed ora a Padova per un'iniziativa del QAM per conoscere da vicino gli orrori della guerra, come ci racconta nel prossimo servizio Rosario Padovano. Sabato 4 marzo alle ore 18 la sede di Medici con l'Africa QAM, la Medici Senza Frontiere di Padova, ospiterà la presentazione di un libro del giornalista di Repubblica Pietro De Re, Cose viste, storie di uomini e altri animali. Dopo un saluto di Don Dante Carraro, direttore del QAM, l'autore dialogherà con un ospite d'eccezione, il drammaturgo Marco Paolini. Le cose viste da Pietro De Re, da anni inviato di guerra, sono lo sterminio tra i popoli e le nazioni rivali, la violenza sull'ambiente e le sue creature più fragili. Nel buio di tanto orrore brilla talvolta una scintilla di speranza nella tenacia, nel sorriso o nel coraggio di coloro che non si piegano tra gli orrori. Pietro De Re ha conosciuto anche quello di Ebola in Sierra Leone, dove ha potuto osservare il lavoro svoltici da Medici con l'Africa QAM e dai suoi cooperanti rimasti sempre al fianco della popolazione, sia nella lotta contro l'epidemia, sia nella difficile fase di ricostruzione del post-Ebola. Oggi più che mai il QAM resta in prima linea per le nuove sfide che si affacciano, come la riduzione dei tassi di mortalità materno e infantile, tra i più alti al mondo in questo paese. Un'iniziativa studiata per conoscere da vicino le feste di marzo di Concordia all'epoca della dominazione di Roma antica. L'appuntamento è fissato per le 16 di domenica al Museo Nazionale Concordiese ed è organizzato dal Polo Museale del Veneto, della Direzione Generale dei Musei, ma anche dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. E con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Tempo previsto sabato 4, tempo instabile con cielo da molto nuvoloso a coperto, salvo qualche schiarita al mattino sulle zone pianeggianti. Precipitazioni, al mattino probabilità medio-bassa, di debole precipitazioni sparse.
In seguito probabilità in aumento fino ad alta sulle zone centro-settentrionali, medio-bassa altrove, di precipitazioni generalmente sparse sulla pianura meridionale, più diffuse e con quantitativi localmente consistenti su zone montane e pedemontane. Possibili locali rovesci o isolati temporali. Limite della neve 1200-1400 metri in calo in serata. Appuntamento a Sant'Arcangelo, 16:30 domenica, reduce il Pordenone da una goleada e a questo punto tutti si attendono, non dico il replay, ma quantomeno che continui su questa strada. Ma è un risultato che purtroppo non ci dà grande valore, nel senso che è talmente eclatante che se tu vinci magari con un risultato diverso sembra quasi un risultato striminzito. In realtà noi dobbiamo calcolare che abbiamo fatto due partite, una in 11 contro 11, buona, molto buona, meritando anche il doppio vantaggio. E dopo, nel momento in cui abbiamo fatto la superiorità numerica, l'abbiamo fatta bene, però contro un avversario che a un certo punto era in grande difficoltà. Quindi dobbiamo essere bravi ad archiviare questa partita in maniera netta. Non è semplice perché venivamo da un periodo mentale difficile, non stiamo mai praticamente staccando la spina, giocando ogni tre giorni. E questa partita qua ci ha dato una grande perdita di energie mentali, perché venivamo da risultati negativi, non da prestazioni ma da risultati. Preparare la partita col Bassano non è stato semplice, i ragazzi sono in pedana, pronti a fare benissimo il loro compito, però sappiamo anche che ci è costato fatica, ci costerà fatica conquistare tantissimi punti in questo girone di ritorno, perché è un altro campionato. Murray invece sarà della partita o oramai è automaticamente out perché no, non si è ripreso? No, né lui, noi abbiamo dei problemi con Pellegrini ancora, con Salvatore, Murray anche lui è out, 99%, abbiamo qualche problema con Emanuele Berrettoni purtroppo, quindi questi sicuramente faranno fatica, ma forse recupereremo in extremis Ingegneri, ma non so se sarà in campo, quindi abbiamo qualche difficoltà molto molto precisa, però questo non mi toglie il sorriso assolutamente, perché so di contare su dei ragazzi comunque validi. Sappiamo che dobbiamo passare attraverso uno spirito di gruppo per trovare dei risultati, questa è un'altra occasione importante per qualcuno.